Per la serie de I grandi personaggi della storia umanistica ci addentriamo in una delle vicende storiche più drammatiche, analizzando da vicino la figura della granduchessa Anastasia Nikolaevna Romanov e della sua famiglia. Anastasia è stata la quartogenita dell'imperatore Nicola II di Russia e dell'imperatrice Alessandra, quest'ultima nipote della regina Vittoria del Regno Unito. Quando Anastasia nacque, la famiglia fu alquanto contrariata di avere una quarta figlia femmina. Tuttavia, per celebrarne la nascita, suo padre concesse l'amnistia a tutti gli studenti che erano stati imprigionati per aver partecipato ai moti di protesta di San Pietroburgo e Mosca l'inverno precedente. Da questo episodio deriva il suo nome. Anastasia significa infatti colei che rompe le catene, ma anche risurrezione. Fatto che poi venne più volte ripreso nella questione della sua presunta sopravvivenza all'esecuzione della sua famiglia. Di carattere allegro e impertinente, era la più vivace dell'intimo nucleo familiare di Nicola II. Era davvero molto legata al padre, cui rassomigliava anche nei lineamenti del volto, paffuta e di bassa statura, con gli occhi azzurri e i capelli color biondo ramato. Era anche molto affezionata alla zia, sorella del padre, la duchessa Olga, la quale affermò che dopo la sua morte le sembrava ancora di sentirla ridere a palazzo. Oltre ad essere molto allegra e spiritosa, era anche molto cagionevole di salute. Infatti, era affetta da dolori alla schiena, per cui riceveva una serie di massaggi almeno 2 volte la settimana. Aveva una deformazione ai piedi e da parte della madre era portatrice del gene dell'emofilia, con conseguenti disturbi della coagulazione del sangue. Grigori Rasputin, starek e chiropratico di un villaggio della Siberia, era stato presentato all'imperatrice il 1 novembre del 1905. A causa della sua fama di guaritore, entrò a corte per volere della stessa affinché curasse il piccolo Alexei, affetto da emofilia, al quale in più di un caso l'intervento di Rasputin sembrava avergli salvato la vita. La granduchessa Olga ricordò come una volta, accompagnata dall'imperatore, andò nella camera da letto dei bambini, dove Rasputin stava vestendo essi nelle loro camicie da notte. Avevano piena fiducia in lui. Tuttavia il popolo non la pensava così, e presto cominciarono a diffondersi le voci di una presunta relazione fra Rasputin, la zarina e le figlie. Al fine di fermare lo scandalo, con grande dispiacere dell'imperatrice, Nicola fu costretto a inibire temporaneamente l'accesso di Rasputin al palazzo. Nonostante le voci, il rapporto con la famiglia imperiale di Rasputin continuò fino al suo assassinio, avvenuto il 17 dicembre 1916. I bambini lo chiamavano il vecchio saggio o anziano Gregory. Quando morì, testimonianze raccontano di come il lutto avesse sconvolto la famiglia e il 21 dicembre 1916, insieme a tutta la sua famiglia, Anastasia partecipò al servizio funebre. Oltre alla tomba del santo anziano, i reali decisero di costruire una cappella, ma a causa degli eventi successivi il progetto non fu mai attuato. Sembra inoltre che la piccola Anastasia gli scrivesse anche delle lettere. Quando la guerra venne dichiarata, secondo alcune testimonianze, Anastasia pianse lacrime amare. Durante la guerra, una delle tante stanze del palazzo era stata adibita a ospedale dove venivano ricoverati i feriti. Le sorelle Olga e Tatiana erano infermiere con la madre, mentre Maria e Anastasia, troppo giovani per un lavoro così duro, diventarono patrone dell'ospedale. Diedero il proprio denaro per comprare medicine, leggevano ad alta voce per i feriti, lavoravano a maglia le loro cose, giocavano a carte e dama, scrivevano sotto dettatura le loro lettere per la famiglia, intrattenevano conversazioni telefoniche, cucivano vestiti, bende e fasciature. Nel 1916 Anastasia scrisse:
Oggi ero seduta accanto a un nostro soldato. Gli ho insegnato a leggere e gli è piaciuto molto, aggiunse Anastasia. Ha cominciato ad imparare a leggere e a scrivere qui in ospedale. Due sono morti in un incidente e ieri eravamo sedute accanto a loro. Con la sorella Maria facevano molto per distrarli dal dolore inferto dalle ferite. Passavano infatti tutto il giorno in ospedale, tranne quando a malincuore dovevano andare a lezione. La famiglia reale fu arrestata durante la rivoluzione russa del 1917 e fu imprigionata in varie residenze, prima nella loro casa a Karskoe Selo, successivamente nelle regge private di Tobolsk e infine a Ekaterinburg in Siberia. In questo periodo avevano tutte il morbillo. Ad Alexei venne molto leggero, mentre ad Olga si infiammò la membrana dell'intestino, a Tatiana si ruppe un timpano per il forte mal di testa e Maria dovette respirare con una bombola di ossigeno. Per il gran numero di farmaci perdettero i capelli a grosse ciocche e così decisero di rasarsi. «Cara, devi sapere quanto è terribile tutto quello che sta accadendo», scrisse Olga a una sua amica. La famiglia fu separata nell'aprile 1918 quando i bolscevichi trasferirono i genitori e Maria a Ekaterinburg, mentre Alexei, Olga, Tatiana e Anastasia rimasero indietro a causa di una forte emorragia sofferta dal ragazzo in seguito a una caduta dalle scale mentre giocava su una slitta. Nel maggio del 1918 la nave Rus ricongiunse i restanti Olga, Tatiana, Anastasia e Alexei ai genitori e alla sorella Maria, trasportandoli da Tobolsk a Ekaterinburg. Prima di partire, Olga e le sorelle avevano cucito nei corpetti i loro gioielli per sottrarli ai bolscevichi. Quella notte, tuttavia, le guardie impedirono alle ragazze di chiudere le porte delle camere da letto a chiave e furono molestate indirettamente e verbalmente dai carcerieri. Il loro tutore inglese, Sidney Gibbs, ricordò sempre le grida delle granduchesse e la sua incapacità di poterle proteggere. Al pian terreno era stata scelta una stanza con un tramezzo di legno stuccato, da cui erano stati levati tutti i mobili. La squadra era pronta nella stanza accanto. I Romanov non avevano intuito nulla. Nicola aveva in braccio Alexei, gli altri portavano dei cuscinetti e delle piccole cose di vario genere. Entrando nella stanza vuota, Alessandra domandò: «Ma come? Non c'è neppure una sedia? Non ci si può neppure sedere?» Il comandante ordinò di portare due sedie. Nicola fece sedere su una sedia Alexei, mentre sull'altra prese posto Alessandra. Ai rimanenti, il comandante ordinò di disporsi in fila. Quando entrò la squadra, il comandante disse ai Romanov che in considerazione del fatto che i loro parenti continuavano l'attacco contro la Russia sovietica, il comitato esecutivo degli Urali aveva deciso di giustiziarli. Nicola voltò le spalle alla squadra, volgendosi verso la famiglia. Poi, come tornato in sé, si girò in direzione del comandante, chiedendo: «Come, come?» Il comandante ripeté in fretta e ordinò alla squadra di puntare. Nicola non disse più nulla. Si voltò di nuovo verso la famiglia. Agli altri sfuggirono altre esclamazioni sconnesse. Tutto ciò durò alcuni secondi. Detta l'ultima parola, Jurovsky estrasse di colpo il revolver dalla tasca e sparò allo zar. La zarina e la figlia Olga cercarono di farsi il segno della croce, ma non fecero in tempo. L'incertezza sulla sorte di Anastasia fece sì che negli anni diverse donne si spacciassero come la granduchessa superstite. La più famosa fu una certa Anna Anderson, una giovane donna ricoverata in un ospedale psichiatrico in seguito a un tentativo di suicidio e, dopo alcuni giorni di mutismo, affermò di essere Anastasia, figlia dello zar Nicola II.
La ragazza, che chiamerà se stessa Anna Anderson, tuttavia non convinse la zia materna, nemmeno la zia paterna e neanche l'insegnante di francese dei Rampolli Reali russi. Inoltre la ragazza non parlò assolutamente russo, anche se si tentò di spiegare la cosa come una conseguenza dello shock subito durante la prigionia. Nonostante i detrattori, è innegabile che Anna avesse molte caratteristiche fisico-anatomiche in comune con Anastasia, tra le quali proprio quella malformazione al piede. Inoltre vennero analizzate le calligrafie delle due ragazze, giungendo alla conclusione che si trattasse proprio della stessa persona. Questa storia però si concluse solamente nel 1994 con la pubblicazione dei risultati degli esami del DNA. Anna Anderson non fu in alcun modo imparentata con la famiglia dello zar, ma molto più realisticamente doveva essere una certa Franziska Szanskowski, una malata di mente di origine polacca scomparsa da un ospedale psichiatrico di Berlino nel 1919. Nell'agosto del 2007, poi, si ritrovarono i resti di due corpi mancanti, chiudendo definitivamente la storia di Anna Anderson. Altre presunte Anastasia furono Eugenia Smith, Magdalene Veres e Ivanova Vasileva. Anche quest'ultima destò il sospetto in molti storici di essere la vera Anastasia, tanto più che non si è mai riusciti a rintracciare la sua provenienza. Si sa solo che fu arrestata dai bolscevichi mentre tentava di fuggire in Cina e durante la sua prigionia andò poi a Mosca e infine in un'unica isola del Mar Bianco scrisse lettere in francese e in tedesco a Giorgio V del Regno Unito, chiedendogli di aiutarla perché lei era sua cugina Anastasia. A un certo punto cambiò la sua storia e disse di essere la figlia di un commerciante di Riga. Più tardi rivendicò un'altra volta di essere Anastasia, ma morì a Kazan nel 1971, internata in un ospedale psichiatrico senza che vi fosse traccia nelle cartelle mediche e nei resoconti del capo dell'ospedale di alcuna malattia mentale. Si chiude così la vicenda storica che vede appunto protagonista la granduchessa Anastasia insieme alla famiglia dei Romanov. E come sempre vi lascio una piccola bibliografia di testi che potrebbero aiutare il lettore a considerare ancora di più lo studio e eventuali approfondimenti circa la sua figura e su questa storia. Come sempre vi ringrazio per avermi ascoltata e ci vediamo presto con altri nuovi contenuti.